Grazie Presidente. Parlo a lei, Presidente Casellati, e a chi ci segue da casa. Non intendo rispondere agli insulti, l'ho detto ai giornalisti. Noi rispondiamo col lavoro. Gli italiani da un Presidente del Consiglio si aspettano risposte, soluzioni, non insulti. Mi spiace per lei però perché vive male, perché chi vive di rabbia, rancore, minacce, insulti vive male, passa una grama vita. Però ne è passato di tempo dall'agosto, l'unica cosa che non è cambiato è il suo atteggiamento, però intanto hanno provato sulla loro pelle gli operai dell'Ilva e i dipendenti di Alitalia, che cosa significa avere a che fare con qualcuno che predica bene ma razzola molto male. Mi rivolgo agli amici dei 5 Stelle. Io ho seguito l'intervento del vostro vice capogruppo alla Camera. Il trattato va rinegoziato. Solo alla fine si può votare in Parlamento. Abbiamo delle riserve sulla riforma. Sono necessarie delle modifiche. Dobbiamo essere ascoltati. Purtroppo c'è una concreta ipotesi di ristrutturazione del debito pubblico. Abbiamo riserve anche sull'unione bancaria e ogni parlamentare deve poter intervenire su questo trattato. Perfetto. Lì c'è qualcuno che mente. Sui banchi del governo c'è qualcuno che mente. Io condivido le vostre richieste. Condivido le richieste espresse alla Camera dal gruppo dei 5 Stelle. Vogliamo capire, vogliamo modificare. Lo stesso Luigi Di Maio ha detto non accettiamo nulla al buio. Però delle due l'una, Presidente Conte, o non capisce o capisce fin troppo bene. Perché quando esce l'ANSA oggi pomeriggio in cui l'Eurogruppo dice il MES è approvato, cosa fatta a capo A? Prima si vota meglio è. Quando il ministro Gualtieri in commissione dice non è emendabile, è così, o mangi sta minestra o salti sta finestra. A quei banchi c'è qualcuno che mente. Decidete voi se sta mentendo il presidente Conte o se sta mentendo il ministro Gualtieri. Io spero che voi non siate complici di questa menzogna che ricadrà sulla testa e sui risparmi dei cittadini italiani. Qualcuno non la racconta giusta. A occhio sono quelli che non ti guardano in faccia che non la raccontano giusta. Sono quelli che vanno dagli operai a spiegare che non hanno soluzioni. Sono quelli che smentiscono quello che dice il governatore di Banca Italia. Lo ricordo a chi c'è a casa, qua ho sentito parlare di nazionalismi, sovranismi, populismi. Questo trattato comporta rischi enormi. Rischi enormi. Governatore di Banca d'Italia, il presidente dell'ABI, Patuelli, ha detto noi non siamo stati coinvolti e se andrete avanti così non compriamo più i titoli di debito pubblico. Guardate voi chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani. È seduto lì chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani. È seduto lì. Poi la polemica politica lascia il tempo che trova. Qua ci sono in ballo le fatiche, i sacrifici, i risparmi di milioni di italiani. Ma non è, basta leggere. A me spiace che la senatrice Bonino abbia detto che ci sono anche giornalisti complici, ottusi, imbecilli, squilibrati, sovranisti. Qua ci sono quindi dei senatori matti, dei giornalisti matti, degli economisti matti, dei docenti universitari matti. Forse gli unici matti sono quelli che stanno distruggendo il sogno che i padri fondatori dell'Unione Europea volevano lasciare a noi e ai nostri figli. Voi state riducendo l'Europa a un centro commerciale, dove ci guadagna chi già ha e ci perde chi non ha. Questo è. Ristrutturazione del debito pubblico significa semplicemente, come ha scritto su Milano Finanze, a meno che Milano Finanze non sia anche lui un organo della sovversione, del populismo e del sovranismo internazionale, che viene taciuto il rischio di un intervento nottetempo sui conti correnti degli italiani. Io ricordo
Io ricordo a chi ci guarda, non a chi è lì e fa finta di non capire, ma chi è a casa, che dei 202 miliardi prestati ai greci per salvare ai greci, ai cittadini greci, ai lavoratori greci, agli studenti greci, agli ammalati della Grecia, è rimasto il 5% di quei soldi. Gli altri sono andati alle banche francesi e tedesche. Alle banche francesi e tedesche. E così finirebbe in questa maniera. Uguale. Uguale. Noi dovremmo, questo è il MES, 124 miliardi di euro dei cittadini italiani per aiutare le banche in difficoltà che, stando a tutti gli analisti, non stanno in Italia ma stanno in Germania. Noi porteremo via i risparmi degli italiani per andare a salvare le banche tedesche. Ma siamo veramente... Poi, se gli amici dei 5 Stelle sono d'accordo su questo, come chiesto dal vice premier Di Maio, presidente, piccolissima parentesi, fossi in lei mi preoccuperei, perché mentre lei parlava... E mi spiace per gli studenti di Fermo se sono sopravvissuti. Mancavano 60 parlamentari della sua maggioranza. Neanche i suoi senatori erano qua ad ascoltarla. Guardi, guardi là, non guardi qua, guardi là. La fiducia che hanno in lei. Eccola là, guarda che roba. E ditemi se è normale, e ditemi se è normale. Fate parlare. Ripeto, noi sabato... Sabato e domenica, se lei non si offende, se lei non si offende e se non vuole denunciarci tutti, sabato e domenica saremo in 1000 piazze italiane a spiegare agli italiani che cos'è il MES, e raccogliere le firme di italiani per fermare un trattato che svende il futuro dei nostri figli per salvare la poltrona di qualcuno. Lei sta barattando la poltrona di qualcuno col futuro dei nostri figli e non glielo permetteremo. Useremo quello che la democrazia ci permette di fare. Il dottor Salerno Aletta su Milano Finanza parla, e io invito i colleghi, almeno della Lega, a non chiamarlo più Fondo Salva Stati. Non è un fondo salva stati, è un fondo taglia stati, e semmai è un fondo salva banche. Si usano i soldi dei paesi in difficoltà per aiutare le banche dei paesi che non sono in difficoltà. E se avremo bisogno noi un giorno di essere aiutati, dovremo chiedere il permesso e tagliare, tagliare, tagliare. Signor Conte, non le permetteremo di riportare la tassa patrimoniale a spese dei cittadini italiani. Questo no, questo no. Questo c'è scritto, non so se lei ci è o ci fa, ma questo c'è scritto. Quindi, da avvocato del popolo mi aspettavo l'attenzione per quello che il popolo dice e pensa, però il tempo è galantuomo, le bugie hanno le gambe corte, molto, molto, molto corte. Non... Capisco che difendere l'indifendibile sia pesante, non vorrei mai essere nei vostri panni. Non vorrei mai essere nei vostri panni. Perché un giorno l'Italia vi chiederà conto. Io ricordo quando la direttiva sulle banche, sul bail-in, venne votata entusiasmo dal PD. Entusiasmo. Adesso la direttiva sulle banche non ha né padri né madri, perché ha rovinato centinaia di migliaia di risparmiatori italiani. Questo trattato sarebbe molto peggiore della direttiva sulle banche, però noi ci ricorderemo, in caso qualcuno firmasse, i papà e le mamme di questo trattato. Lei è qua oggi perché la Lega si è mossa, altrimenti il suo compitino l'avrebbe tenuto chiuso in un cassetto di Palazzo Chigi, avremmo letto sui giornali che lei era andato a firmare il trattato a Bruxelles. Torni in aula, chiedo agli amici dei 5 Stelle di portare un documento di maggioranza in quest'aula. Se avete cambiato idea rispetto a giugno, in democrazia si accetta tutto, ma ditelo agli italiani. E per quanto riguarda, con estrema tranquillità, serenità, le lasciamo la sua arroganza, ci teniamo stretta la nostra umiltà, che gli elettori
Borbottate, borbottate. Pare che in Umbria il giudizio su di lei l'abbiano già dato e aspettiamo il giudizio dei cittadini della Calabria, dell'Emilia-Romagna, della Liguria, del Veneto, della Toscana, della Puglia, della Campania e presto anche di 60 milioni di italiani. L'Italia è un grande paese, è sopravvissuta a tanti problemi, sopravviverà anche a lei, signor Conte, non si preoccupi. Chiudo, visto che rispetto a questo agosto la vedo molto più nervoso, più preoccupato e la capisco, con Confucio, l'uomo superiore, e non sono sicuramente io, è calmo senza essere arrogante. L'uomo da poco è arrogante senza essere calmo. Viva l'Italia, viva la libertà, viva la democrazia. L'aspettiamo in una delle mille piazze sabato e domenica. Aperta parentesi, si vergogni.